Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Io sono Simone, ideatore di Cambio di Rotta, formatore nel campo della crescita personale, nel marketing, nello sviluppo di siti web. Sono un nomade digitale. Al momento mi trovo nella bellissima Sardegna. Oggi, martedì 27 luglio, sono qui per presentarvi il corso girato e creato insieme al mio coach, nonché amico, nonché collaboratore, il grande Walter Giraulo, ragazzi, sto parlando proprio di lui. Durante una nostra sessione di coaching stavamo parlando della comunicazione assertiva. Io gli facevo tantissime domande su come riuscire ad essere più assertivi. Ragazzi, cosa vi devo dire? Le sue risposte sono state fantastiche. Io prendo appunti quando faccio le coach con lui e un giorno gli ho detto: Walter, perché non facciamo un corso su questa cosa? Che io, grazie al tuo aiuto, grazie alle tecniche che tu mi hai dato, sono riuscito a risolvere un sacco di problemi sulla mia comunicazione. L'ho migliorato tantissimo in questi mesi. Walter mi ha detto di sì e ne sono molto grato. E quindi in queste settimane ci siamo messi al lavoro e abbiamo creato questo videocorso composto da 5 chiavi su come migliorare la propria comunicazione e renderla più assertiva, ma anche su come essere più assertivi noi, in primis con noi stessi. Nel corso troverete un PDF scritto da me, 6 video di Walter, uno per ogni chiave più l'introduzione, dalla durata di 10-15 minuti, un altro file con degli esercizi. Ragazzi, vi dico una cosa importantissima, che poi verrà detta anche all'interno del corso. Il corso non lo dovete leggere una volta e pensare di averlo fatto. Scusate se sono un po' brusco, perché a volte mi dicono, quando parlo di formazione con le persone, sì, io ho fatto il corso, ma non sono riuscito a cambiare niente. Non i miei corsi, parliamo di formazione in generale. Io la prima domanda che faccio di solito è: quante volte l'hai letto? Quante volte hai visto i video? E una volta, no, ragazzi. I corsi vanno visti almeno 5-10 volte. Io riguardo 10 volte lo stesso video prima di interiorizzare il concetto. È così che funziona la ripetizione, ma questo ne parlerò, voglio farlo nel prossimo corso. Non è questa la sede. Però, ragazzi, mi raccomando, lo scrivo anche all'interno del PDF, nell'introduzione. Leggete il corso una volta a settimana, riguardate i video di Walter almeno una volta a settimana, non è tanto, dovete dedicare del tempo alla vostra formazione, altrimenti se non ripetete i concetti non vengono interiorizzati. Ci tenevo a dire questa cosa. Concludo dicendo, ragazzi, che ho trovato questo corso fantastico, non perché l'ho fatto io, anche perché io mi sono aggregato dopo al contenuto di Walter. Ho trovato i video di Walter davvero, davvero preziosi, ragazzi. È importantissimo nel 2021 saper comunicare in modo assertivo. Ragazzi, io non so più cosa dire, ho trovato tutto all'interno del corso. Vi auguro buon viaggio. Se avete qualche domanda, scrivete a me, scrivete a Walter, scrivete a cambiodirotta@gmail.com. Trovate tutto, ragazzi. Vi saluto, vi auguro buon viaggio. Ciao, sono qua per darti due notizie importanti. La prima è la nascita della collaborazione con Simone Merlo, che è il creatore di Cambio di Rotta, un sito che si occupa di crescita personale. Simone da tempo, anche se giovane, si occupa moltissimo di crescita personale. È una bellissima persona, molto preparata. Con lui, oltre alla collaborazione a livello web su tante cose, è nata l'idea, ed ecco qui la seconda notizia, di creare insieme, come prima esperienza di collaborazione, un corso sull'assertività. Perché proprio sull'assertività? Perché la vita è fatta di relazioni, la vita è basata su una corretta relazione, anzi andrebbe basata su una corretta relazione. Peccato che tante volte le relazioni non sono così performanti, non sono così perfette. Allora dovremmo imparare a essere assertivi, perché assertivi vuol dire imparare a esprimere se stessi, imparare a esprimere i propri sentimenti, le proprie idee, le proprie opinioni, senza timore di ferire l'altra persona, senza timore di dire chiaramente quello che noi pensiamo, con la piena consapevolezza di quello che siamo, di quelle che sono le nostre emozioni, le nostre idee, le nostre volontà, i nostri bisogni. Ecco che diventare assertivi non vuol dire nient'altro che diventare veramente, veramente se stessi. Per questo è fondamentale
se non si è ancora capaci, imparare ad essere assertivi, a comunicare in modo assertivo, a comunicare al meglio per rendere performante la nostra comunicazione, ma soprattutto per comportarci ed esprimerci nel migliore dei modi, rispettando al 100% se stessi. Questo è uno dei tanti modi per cui ti consiglio e ti consigliamo di seguire attentamente e di fare tutte le esercitazioni pratiche che sono comprese in questo corso. Ti aspettiamo, perché con questo corso diventerai sicuramente la miglior versione di te stesso. Buona partenza, buona rivoluzione umana e buona vittoria. Ciao!